scena uno che si stava drogando in mezzo alla strada, cioè non mi sembra una cosa bella. Un altro siamo dovuti uscire noi perché stava facendo i suoi bisogni tranquillamente alle 4 del pomeriggio, quando passano i bambini che arrivano da scuola con il suo cosino lì fuori che non gliene poteva fregare di meno. Cioè è brutto anche per noi donne intervenire in certe situazioni, però d'altronde accanto alle vetrine di un bel negozio di macellaio, il proprietario ci ha detto di aver fatto cancellare immediatamente la scritta che era ancora umida di vernice la mattina aprendo il suo negozio, e poi immediatamente dopo è stata rifatta negli stessi termini insultanti e minacciosi. E peraltro attorno a casa mia ne hanno fatte una quindicina. E questi autonomi, questi delinquenti di alcuni centri sociali sono veramente una piaga per la città e hanno preso di punta in particolare la presenza attiva della Lega nei quartieri. Sinistra di merda, sinistra di vigliacchi, sinistra falsa, no global delle balle. Questi ragazzi del radicalismo antagonista ce li ricordiamo ancora, facevano il corteo ieri gridando di SSS e adesso fanno i servi sciocchi della sinistra istituzionale che voleva togliere la piazza alla Lega. Ma vergognatevi, mercenari del potere di sinistra, care merdacce dei partiti di sinistra che avete mandato quattro ragazzi no global a minacciare, insultare. Beh, c'erano dalla nostra 200 giovani padani. Sì, Pippo Daniel. Caro Lombardo. Adesso domani mi operano e così mi metto un po' sul naso. Ciao, ciao, grazie, grazie. Sono in ospedale, grazie, grazie. È stato un episodio terrificante perché mentre io ero sul treno per Milano al comizio della Lega e sono saliti alla stazione di Porta Susa circa 400 no global molto, molto agguerriti, e urlavano che stavano svolgendo l'occupazione del treno, e appena si sono accorti di me subito molti di loro si sono precipitati contro di me, prima per un minuto soltanto con insulti e sputi, ma poi sono subito passati alle botte e comunque gareggiavano in voglia di saltarmi addosso e con dei balzi incredibili, e pur di venirmi a dare una botta in testa facevano gara fra di loro chi saltava di più. È stato un quarto d'ora di tentativi continui di linciaggio, bastavano i finestrini, dicevano che dovevano buttarmi fuori dal treno in corsa e che mi avrebbero fatto la pelle. Adesso mi faranno una serie di esami per questi colpi alla testa e anche cardiologici, ma l'intervento chirurgico previsto è domani, è per il naso. Mi hanno rotto il setto nasale, devono intervenire per diminuire appunto il danno. Per essere sincero, come mia abitudine, non mi stupisce minimamente. Sono già stato colpito altre volte, un paio d'anni fa, in centro di Torino. Fu una pesante aggressione del Piero Cento poco prima delle elezioni. Il suo telefono continua a suonare. Sì. Chi le ha manifestato solidarietà? Beh, prima di tutto una marea di leghisti in tutti i modi e qualche rarissimo esponente politico, molto pochi. Per esempio? Gli altri. Ma mi ha telefonato Alessandra Mussolini.
mi ha telefonato Roberto Fiore di Forza Nuova. Sì, pronto. Io credo che questo episodio, che mi sembra un episodio da guerra civile spagnola, non abbia senso e che debba preoccuparci molto tutti, perché a cominciare da chi come noi ha una certa età e deve sentire il dovere, io lo sento, di fare in modo che anche questi giovani giunga un messaggio e anche un appello affinché mettano ragione, non si facciano condizionare da chi semina odio ideologico, acritico. E con la mia t-shirt è una battaglia di libertà, poi lei non ci crederà, ma lo indossa anche adesso. Grazie. No, ma guardi, è proprio qui se vuole. Quindi non ha rinunciato, ha disobbedito. No, io la porto perché è una battaglia di libertà e di democrazia questa. I nostri messaggi devono essere quelli che la politica è una cosa straordinaria, queste battaglie sono straordinarie, ma vanno combattute con una certa maniera, non criminalizzando l'avversario. E io questo non l'ho mai fatto, sono assolutamente innocente, io e la Lega non abbiamo mai svolto un'opera di questo genere negativa. Bengasi, 1300 km dalla capitale Tripoli, città sulla costa della Cirenaica affacciata sul Mediterraneo. Qui tutti vedono la televisione italiana e italiana è l'unica rappresentanza diplomatica occidentale, un palazzo in centro città verso il quale si dirigono alcuni gruppi lanciando slogan e pietre. C'è un cordone di polizia che i manifestanti, diventati migliaia, riescono a sfondare. È l'assalto al consolato, bruciate le auto nel parcheggio, rotti i vetri, si cerca di forzare l'ingresso dando fuoco al portone e lanciando benzina all'interno. La polizia reagisce con durezza e spara. Almeno 11 morti, ma qualcuno dice 30, oltre 50 i feriti. Nessuno di noi ha mai seminato nulla del genere e dobbiamo, con senso di responsabilità, contribuire a fare in modo che questo clima di odio non si diffonda ulteriormente. Lei sente in qualche modo la responsabilità delle vittime di Bengasi, 11 persone morte durante la repressione per l'assalto all'ambasciata italiana? Mi sembra che lo stesso Gheddafi abbia dichiarato che la popolazione libica non sa neppure cosa sia, non dove sia la Danimarca, e che la protesta era per l'odio contro gli italiani per il mancato risarcimento dei danni di guerra. Non credo neppure a questa versione, più probabilmente era una protesta organizzata e repressa da parte della stessa parte. Quindi lei non si sente assolutamente responsabile? No. Festeggiavano per Bin Laden. Io non so se abbia un senso stare a continuare a dibattere sul fatto di questo dialogo che dobbiamo fare con questi signori. Cornuti slavici bastardi, solidali, sono moderati, moderati un cazzo! Cazzo, questa è la Lega che vince, perché come nelle crociate Dio la vuole, contro l'Islam, per difendere questa terra, gli facciamo un culo così! Grazie a tutti, buona Padania a tutti.